Così ancora con più dischetti riescono così. Sì, poi... Un dischetto ci basta. Arte del Canada. Forse nel senso che sembra che manca spazio, eh. La Mussolini. Ah, come Puddo Caratore? Puddo Quarraruni, O Quarraruni? che ancora non è potuto capire questo piccolo di dove è uscito, che poi si chiamava, si chiama, va bene. Io ho fatto Cavaliere da Mussolini. Sì. Con Il fabbro Concetto, del sì. ferro battuto di Caratore. E questo qua è questo invece, questo è il fabbro e questo qua è il carratore, il cavaliere, si chiama Micio Murabito, Sì. che è di Beppasso, invece Santa Paola è di Catania. Tutti della Ma famiglia, sono tutta una famiglia di fabbri. sì, tutti quanti, figli, tutta la nuova generazione anche. Quello a legno. Di Mauro che pittura. Domenico De Mauro. Se fosse mossa fu da lì, quando c'è un rosso da bere. Prima di questo c'erano tutti quanti. Ah, si mettevano, sì. Come da che prima di quelli c'erano questi. Ah, per i bolloni. Questo era il mastro. Perché la flettatura è data dei bolloni. La chiamava Ugo. È un lago grosso. È un lago grosso. Io l'ho fotonato apposta per... Queste qua sono i miei gioielli, queste qua sono i miei tre gioielli. Questo qua è Natale Puglisi, quello che noi mi guardavamo, Natale Puglisi. E che fa Natale Pugliese? E scultore del 1908. Grazie.
solo i verificati. Dei carri. Ah, e facevano le targhe, quindi sì, era la targhetta delle tasse che dell'assicurazione che si doveva pagare, perché poi passavano da Dacio, perché ogni località c'era un Dacio di Fermo e ci chiedevano che cosa portava, il carico di bandiera, e ci prendevano anche la multa se c'era un sovrappeso. Un collezionista giusto? E anche questo qua, signor Di Maria, guarda. Quindi lei li fa proprio, no? Certo, c'è un maestro, io sono un collaboratore. Dirige, diciamo, la creazione di dei carretti, no? Di queste. Di ferro battuto, abbiamo fatto dopo fichiamo una chiave di carretto, questa qua, stiamo facendo una chiave di questa. Questa qua, la chiave. Poi i chimenieri fichiamo. Abbiamo fatto un pugnale con la testa con la testa del coccodrillo, con tutto il busto. Sì. E poi finisce come un pugnale. Insomma, l'abbiamo rifinito così. Giustamente un lutto
può far succedere un danno che si può rompere un ammozzo, no? Quindi deve essere resistente. E deve essere molleggiante, siccome il frasso è flessibile, e allora sopporta l'urto che può avere nella strada. Allora questa qua è la cubana, che deve essere di noce, la chiamata del carretto deve essere di noce. Gli ammozza, che sono i raggi della ruota, devono essere di frasso con il giusto regolo. Questo qua è il miolo che sostiene sia tutta la ruota intera e si chiama miolo. Miolo. Questa qua è la piange. Questa qua d'ottone, è la piange. Piange. Questa qua è un cavallino, una testa di cavallino. Si chiamano i bottoni per tenere anche come sia come figura e sia anche per tenere la piange. Questo qua sarebbe il continuo diffuso che sostiene tutto il carretto della cascia fuso. Questo qua si chiama la arannola. Questa qua si chiama arannola. Che infila tutto nel lasso per sostenere la ruota. Il fabbro di questo carretto è stato, si chiama Ano Santa Paola, e sono tutti maestri dei fabbri che fanno tutti questi capolavori di ferro battuto, tutto faro fatto a mano. Tutti d'origine del nonno, a padre, i figli hanno trasportato tutto questo tipo di lavoro, tutto lavorato a mano, con la foggia a caldo, di un pezzo di ferro, di un pezzo di lamiera, fa nascere un'aquila, un uccello, un pappagallo, un drago, un fiore, nasce tutto. Perché hanno avuto anche un buon insegnamento del padre. E così i figli hanno preso anche di lui e hanno fatto grande capolavoro i figli. Questo qua è la storia dei crociati. Sì, sì. E dipinto di Domenico De Mauro, anche quello là. Questa è la storia dei crociati. Dipinto di Domenico De Mauro. Pure dentro. Il 10/11/1949. Sì. Ma poi è stato restaurato nel 1984 del caratore Matteo Rosa e il pittore Domenico De Mauro. Sì. È stato realizzato nel 1995, tutto completo. Però è nato nel 1949. Di Gerusalemme liberata nel 1400. Questo quindi è la storia della Gerusalemme liberata dipinta qui. E la storia del 1400 era nel libro che abbiamo preso. Io ho fatto la Gerusalemme liberata con Armando Pugliese, non so se glielo ho detto. A teatro? Sì, l'abbiamo portato in Toscana anche. Facevo la parte di Olindo, cacciato dal re. Così c'è da vedere poco, ma messe così purtroppo sono messe tutte ammucchiate che non si può concepire il lavoro che c'è fatto, dei capolavori, di ferro battuto, la pittura, la chiave di dietro, la chiave davanti, e non tanto si possono vedere messe così, purtroppo lo spazio è questo qua, e ci dobbiamo adattare perché ci vorrebbe un grande locale, grande, purtroppo
lo Stato non aiuta l'artigiano. Mm-hmm. Questo è il discorso, perché a cambio di aiutarlo l'artigiano, lo Stato lo calpesta. Calpestandolo giustamente l'artigiano va indietro, perché ci mette delle tasse quando deve essere aiutato. Sì. Allora, perché tutto questi capolavori nasce dall'artigiano, perché non nasce in un'industria, nasce nelle mani di uno artigiano. Cioè, automaticamente lo Stato non aiuta, non ci dà lo spazio, non ci dà risorse, e allora il ragazzo non se lo insegna più, perché va a morire questo tipo, certo, di lavoro. Questa difficoltà non viene a di intraprendere poi questa attività. Certo, perché poi i giovani non sentono che c'è l'artigiano, se ne vanno a fare altri lavori, se ne vanno a rubare, se ne vanno a vendere la droga e fanno tutti altri lavori. Giustamente è tutta una catena che si deve andare avanti. Lo Stato tutte queste cose le capisce, però fino a un certo punto, però sempre viene abbandonato l'artigiano. Bisogna aiutarlo abbastanza l'artigiano, però lo calpesta e finisce così, che si perde tutto. Il ragazzo viene smandato nelle strade a giocare a pallone e così via, purtroppo. Speriamo bene. Speriamo bene che qualche mattina lo Stato capirà che cosa imbotta da aiutare all'artigiano. Sicuramente. Perché l'artigiano non si può perdere così, deve perdere una tradizione siciliana di tutti questi capolavori, dei paladini, caretti siciliani, ci sono tante cose, lavorando qua a ferro battuto. E che escono cose meravigliose. Escono da un pezzo di ferro, nasce un capolavoro, nasce un drago, nasce un cocotrillo, nasce la qualsiasi cosa che io vogliamo formare. Punto, questo è l'artigiano, che bisogna aiutarlo lo Stato. E lo deve capire. Se non lo capisce, quando non lo deve capire, che si mangiano tutte le soldi loro, come Bossi, i figli dei Bossi, che hanno fatto, l'hanno rovinato, come lui ce ne sono tanti. Quando poi Romeno Casamavo è uscito il giornale con il mio caretto, il paladino del caretto. Di Maria Salvatore. Queste sono tutte le attrezzature del carratore. Questo è nel libro che è uscito, quello ce l'ha messo anche.